L'ho trovato un po' allo sbando e soprattutto un quadro che va riorganizzato immediatamente, perché le questioni che ho posto oggi in modo particolare al direttore generale sono stati i criteri di alcune scelte, ma quello che manca alla base delle scelte effettuate, che comunque complessivamente io condivido, perché non parlo ovviamente delle singole persone ma anche delle posizioni organizzative che sono state fatte, magari non opportune nei tempi, però quello che manca alla base è i cosiddetti carichi di lavoro. Da oltre 30 anni non si fanno e di conseguenza tutte le attività che hanno riguardato la riorganizzazione del personale fondamentalmente si è basata su valutazioni che non hanno basi scientifiche per quella che è l'organizzazione dei palazzi. Abbiamo anche già dato mandato al direttore generale di farci avere oggi pomeriggio il bilancio analitico, ma già nel bilancio analitico di individuarci quali sono dal suo punto di vista i costi correnti che possono essere tagliati, in modo tale da liberare immediatamente delle risorse per investimenti e per servizi essenziali. Vi faccio un esempio per tutti: non ho accettato per esempio che le posizioni organizzative, che avranno un costo di 1,5 milioni di euro in più l'anno, gravino sul bilancio. Io credevo che gravassero sul fondo efficienza e quindi non c'era un aumento di costi correnti. Ho appreso oggi questo e mi dispiace, perché io voglio fare al più presto alcuni servizi come la derattizzazione, la disinfettazione, perché sono servizi indispensabili che da anni che non si fanno, ma ogni intervento di questi costa circa 1 milione di euro e obiettivamente non posso accettare che si brucino delle risorse di bilancio così, quando si poteva fare diversamente e ancora tenteremo di fare diversamente. Io ho detto già al segretario, al direttore generale, lei mi deve evidenziare tutto ciò che io ancora posso evitare che si consolidi come spesa corrente e quindi convertirla con altre soluzioni. Riequilibrio ovviamente, noi abbiamo sempre detto che il default è l'ultima spiaggia. Noi partiamo dal presupposto che questo piano di riequilibrio debba essere corrispondente a quella che è la reale situazione dell'ente. Però mi suonano strani alcuni elementi che voglio chiarire nelle prossime ore. Il comune che non ha idea del suo patrimonio, faccio un esempio ben chiaro perché non esiste un documento complessivo esaustivo con le varie valutazioni, un po' mi preoccupa, ma sono aspetti che magari si risolveranno nel giro di pochi giorni e quindi il piano di equilibrio oggi pomeriggio sarà l'oggetto principale dell'incontro che faremo, in modo tale da valutare se è opportuno spalmarli in 20 anni, oppure se ci sono le condizioni anche attraverso delle formule che noi vorremmo applicare ai tagli dei costi correnti, lasciarlo per 10 anni e quindi completare con questo mandato o doppio mandato per il quale io già mi sono candidato anche un rientro di natura economico-finanziaria di risanamento che sarebbe ovviamente indispensabile per la città. Ci siamo posti la questione di come affrontare l'estate. Noi desideriamo che si organizzi una serie di attività e qui lanceremo l'appello, l'ho detto stanotte e lo ribadisco, a tutte quelle che sono le risorse della nostra città che vogliono partecipare a organizzare intanto una prima grande estate messinese. Noi vedremo di trovare le risorse per i servizi, quindi service e SIAE. Se ci sarà la disponibilità, come io immagino, perché già abbiamo avuto dei riscontri, di poter riempire le nostre serate con tutta una serie di iniziative, ovviamente mettendo al primo posto i nostri artisti messinesi su tutti i settori, credo che riusciremo ad organizzare anche attorno all'evento principale della Vara tutta una serie di attività che sicuramente qualificheranno in modo diverso il nostro periodo estivo.